11 consigli. Come studiare per gli esami. Né alle elementari né alle superiori ti insegnano a studiare bene. Almeno a me non hanno insegnato nessun tipo di tecniche o strategie. Nel mio primo anno di università mi stufai di memorizzare sempre tutto, così che iniziai a preoccuparmi su come studiare meglio per gli esami. Senza esagerare, ciò che imparai mi aveva permesso di aumentare la mia media. Dubito che ce l'avrei fatta senza nessuna tecnica di memorizzazione o studio, visto che l'università è dura e c'è veramente bisogno di imparare moltissime cose. Oggi voglio insegnarti alcuni dei trucchi che ho imparato nella mia vita. Sei pronto? Primo consiglio. Cerca di ricompensarti. Pensare che devi studiare 3, 4 o 5 ore scoraggia moltissimo. Però c'è un modo per farlo molto più piacevole. Dopo un'ora, un'ora e mezza, fai qualcosa che per te sia piacevole almeno per 10 minuti. Come ad esempio prenderti un caffè, un tè o un'altra sostanza. Magari non alcolica. Portare fuori il cane, fare uno spuntino, ascoltare della musica rilassante, eccetera. Si tratta che devi essere cosciente che lo sforzo che fai non è infinito, ma devi fare cose piacevoli durante il periodo di studio. Inoltre, datti una bella ricompensa quando hai finito di studiare. Ad esempio, vai a visitare il tuo partner, guardare un film, andare a mangiare fuori qualcosa che ti piace, praticare il tuo sport preferito o hobby preferito. Insomma, fai qualcosa che per te sia veramente piacevole. Secondo consiglio: elimina le distrazioni. Per caso, sei il tipico studente che si trova in biblioteca a vedere chi ti scrive su WhatsApp, Facebook o chi entra dalla porta? Mi è capitato di vedere moltissime persone fare questo tipo di cose e probabilmente erano seduti lì da 4 ore, ma avevano studiato realmente un'ora. Per arrivare a uno stato ottimo di concentrazione ci vogliono almeno 10 minuti. Se arrivi a quello stato e lo interrompi, dovrai riniziare tutto da capo. Per questo motivo segui i seguenti consigli. Evita le reti sociali come WhatsApp, Facebook, Twitter, eccetera, e metti il cellulare in silenzioso o spegnilo. Se lavori con il computer o tablet, cerca di non distrarti andando in altri siti che non servono per il tuo scopo. Spegni la televisione e se studi in biblioteca, mettiti in un luogo che non ti permetta di distrarti. Terzo consiglio. Scegli un tipo di musica adatta. Rap, pop, elettronica o rock non sono consigliate da ascoltare prima di studiare o mentre studi. Il mio consiglio è di ascoltare della musica classica o rilassante. Evita magari di cercare ogni minuto la musica che ti piace. Meglio se scegli una canzone o una playlist della durata di almeno di un'ora. Cerca di evitare anche la radio, visto che puoi essere distratto dalle voci dei presentatori. Quarto consiglio. Inizia a studiare in anticipo. Nei miei anni di università non mi è mai capitato di studiare pochi giorni prima di un esame, o addirittura il giorno prima. Se inizi a studiare per un esame che hai tra 3 mesi per almeno un'ora al giorno, lo supererai con molta più facilità. Le conoscenze rimarranno nella tua memoria a lungo termine, vale a dire li potrai utilizzare nella vita reale e rimarranno con te per moltissimo tempo. Se studi il giorno prima o 2 o 3 giorni prima, può essere che superi l'esame,
però le conoscenze rimangono nella tua memoria per molto meno tempo. Quinto consiglio: crea mappe mentali. Le mappe mentali sono uno dei migliori metodi per ricordare la struttura di un contenuto. Se devi sviluppare lunghi temi, ti risulterà uno strumento eccellente. Sesto consiglio: fai esercizio o fai un giro da qualche parte. In una ricerca realizzata nell'Università di Illinois, venne dimostrato che 20 minuti di esercizio, come ad esempio yoga, stretching, eccetera, prima di un esame può migliorare il rendimento. In molte occasioni ho giocato a calcetto il giorno prima degli esami con gli amici. Questo mi serviva per non stressarmi troppo e mi aiutava veramente. Siccome avevo studiato durante un mese tutti i giorni, avevo già le conoscenze nella memoria a lungo termine. Nella mia opinione è qualcosa di sbagliato pensare che il giorno prima dell'esame bisogna passarlo a studiare tutto il giorno, sentendosi così stressati. L'esame non lo superi il giorno prima, lo superi avendo studiato tutte le ore delle settimane precedenti o addirittura mesi. Settimo consiglio: abbi una mentalità corretta e positiva. Nel mio caso, una giusta mentalità è stata la chiave per riuscire ad avere ottimi voti e per non rovinare la mia salute. Alcuni miei ex compagni di scuola avevano attacchi di ansia, stress eccessivo, incluso si mettevano a piangere prima e dopo l'esame. Credo perché gli si dà troppa importanza al risultato. Una mentalità sana è: se studio diversi mesi prima, ho molte possibilità di essere promosso, e se vengo bocciato sarò tranquillo perché ho dato il meglio di me, ci riproverò. Questa è una buona mentalità. Con questa forma di pensare eviterai lo stress e l'ansia pre-esame, e se studi in anticipo avrai molte più possibilità di essere promosso. Ottavo consiglio: cerca di interessarti a quello che stai studiando. Se ciò che studi ti fa veramente, per modo di dire, schifo, avanzerai come una formica. Però se al contrario dimostri molto interesse, ti sarà più facile studiare e ovviamente finire quello che stai facendo. Nono consiglio: studia con energia e senza fame. Avere fame ti farà distrarre e ti sentirai senza energia, rendendo molto più difficile la concentrazione. Per questo motivo è molto importante che tu abbia mangiato almeno un'ora prima di studiare. Decimo consiglio: pianifica il materiale che devi studiare. Se hai 300 pagine da studiare, ti verrà il mal di testa quando dovrai iniziare. Però se dividi le 300 pagine in 30 giorni, ad esempio, dovrai studiare solo 10 pagine al giorno. E se le dividi in 20 giorni, sono 15 pagine. Se ti prendi la responsabilità di studiare mesi o settimane prima, potrai pianificare il tutto con più tranquillità ed efficacia. Undicesimo e ultimo consiglio: alterna i luoghi di studio. Se alterni i luoghi dove studi, migliorerai l'attenzione e l'apprendimento. Inoltre, studiare per diverse settimane o mesi nello stesso posto può risultare noioso e faticoso. Per altri audio gratuiti che ti aiutino a migliorare il tuo rendimento scolastico, clicca qui nello schermo o nel link che trovi qui sotto in descrizione. A presto, Lorenzo.